Una piccola grande festa per la comunità di Castelnuovo Scrivia, il cui campo sportivo, già abilitato all'atterraggio diurno, da ieri sera è ufficialmente il 94esimo sito autorizzato per l'elisoccorso notturno del 118 in Piemonte. Un valore aggiunto per la popolazione di questa fetta della provincia di Alessandria, che ha salutato con un applauso l'arrivo del mezzo sul prato del Beppe Spinola. A bordo i due piloti Guglielmo Rigon e Davide Cattaneo e la squadra del personale 118 che, partita dalla base operativa di Torino, è planata in mezzo allo sguardo stupito di molti cittadini che non hanno voluto perdere l'occasione di vedere da vicino il Tango Eco 118. In Piemonte le basi per l'elisoccorso sono quattro: Torino, Cuneo, Alessandria e Borgosesia, ma solo dal capoluogo di regione decolla esclusivamente l'elicottero in notturna. Una disposizione motivata da ragioni organizzative e dall'obiettiva copertura del servizio in questione su una popolazione di oltre 4 milioni di piemontesi, come ha spiegato il dottor Roberto Vacca della Città della Salute, direttore del servizio 118 regionale. Di notte l'urgenza di intervenire in volo è più ridotta, specifica, mentre di giorno la statistica si alza. Ci muoviamo in base alla congruità della richiesta da protocollo e in tutti i casi in cui è possibile cerchiamo di avvicinarci al luogo dove è necessario soccorrere il paziente, questo di giorno. Per il volo notturno i piloti devono essere due, ne basta uno per il diurno. L'equipe sanitaria è formata da un medico anestesista rianimatore e da un infermiere di area critica. Chi è alla guida del Tango Eco fa un addestramento specifico. I tempi di volo sono mediamente di una ventina di minuti e l'operatività è subordinata alle condizioni meteorologiche. Oltre alla base provinciale di Alessandria, dopo Casale Monferrato, Novi Ligure, Quattordio, Spigno Monferrato e Tortona, ora anche Castelnuovo Scrivia è stato autorizzato H24 per il 118. Sono stati realizzati lavori per consentire il comando a distanza dell'illuminazione e formalizzare le procedure di apertura dei cancelli, spiega il sindaco Gianni Tagliani. C'è un doppio sistema che consente di illuminare la zona, un radiocomandato e l'altro manuale in caso di difficoltà nelle connessioni. Appositi cartelli indicano il sito e le indicazioni da seguire in caso di un'operazione di soccorso che ci si augura si renda necessaria il meno possibile, ma che con questa nuova postazione conferisce un valore aggiunto in più alla bassa Valle Scrivia.